Come si sta preparando, insomma, appunto, il comune di Pulica per le festività natalizie? In tanti comuni del Cilento, insomma, si è pensato di non accendere tante luminarie e di destinare i fondi, appunto, delle luminarie a iniziative solidali, eccetera, eccetera. Il comune di Pulica, invece, che cosa ha messo in campo per questo Natale 2020-2021? Ma innanzitutto abbiamo deciso, come molti hanno fatto, di dare solo un segno dell'arrivo del Natale con un albero luminoso per ogni frazione, sulle nostre 6 frazioni, all'interno Pulica capoluogo. E giusto per raccontare a tutti, il Natale c'è, dobbiamo stare vicini, anche se lontani, come spesso si ama dire. E poi abbiamo voluto mettere in campo delle iniziative che prevedono l'erogazione degli aiuti, così come previsto, e per noi mi pare di capire abbastanza sufficienti anche rispetto a quanto abbiamo fatto in passato, del bonus alimentare che ci ha messo a disposizione il Governo nazionale. Adesso partiamo col bando relativo alle piccole e medie imprese che potranno ricevere un aiuto attraverso progetti che prevedono il miglioramento della propria attività, e quindi distribuiremo sulle imprese del territorio circa 40.000 euro per quest'anno, 20 per 2021 e 20 per 2022, per sviluppare delle iniziative utili, io spero, non solo a pagare le bollette quotidiane, insomma, che sono diventate molto pesanti, però spero siano utili anche e soprattutto per avere una prospettiva futura. Spero che arrivi qualche progetto che preveda un mini e-commerce nel nostro piccolo territorio, che ci può consentire poi di prenotare a casa, di prenotare dalla barca quando sarà estate. Insomma, spero molto nella possibilità che i giovani intravedano in queste piccole opportunità delle iniziative nuove, anche molto tradizionali. Insomma, spero tanto che noi stiamo lavorando molto bene in questo periodo con il Forum dei Giovani, che si è da poco costituito a Pollica dopo tanto tempo. Ho molto apprezzato il lavoro che hanno fatto e soprattutto sento la loro energia molto positiva per il territorio. Li vedo con grande voglia di rimanere e soprattutto di fare bene, di ritagliarsi un pezzo di futuro sul territorio. Penso che il regalo di Natale per Pollica sia proprio questa ritrovata ansia e volontà dei giovani di volersi cimentare nella costruzione del futuro del proprio territorio. E come ultima cosa, la sveliamo in anticipo, faremo arrivare a casa dei ragazzi della scuola di Pollica, dell'Istituto Comprensivo Patroni di Pollica, un piccolo regalino. Insomma, ci stava, quest'anno veramente ci stava. Noi solitamente non abbiamo mai adottato in occasione del Natale regali, panettoni, cose, non siamo stati mai un'amministrazione in questo senso. Quest'anno invece, visto che i ragazzi hanno avuto a che fare molto con la tecnologia, gli diamo qualcosa di molto pratico, molto tangibile, qualche foglio di carta molto interessante che racconta qualche bella favola. Non vi svelo altro, poi ve lo racconterò nei prossimi giorni, dopo che i ragazzi avranno aperto il regalo che gli arriva sotto l'albero.